puoi configurare un account Aruba sull'app Posta di Windows in due modi. Cliccando sul campo di ricerca posto nella parte inferiore dello schermo a sinistra della barra delle applicazioni e digitando Posta al suo interno. Poi clicca su Apri e su Aggiungi account. Oppure puoi configurare l'account Aruba direttamente dall'app Mail di Windows. Per farlo, digita Mail nel campo ricerca di Windows. Apri il collegamento. Dalla vista Posta, clicca sul pulsante Account. Poi seleziona Aggiungi account e dalla schermata che appare scegli Configurazione avanzata. Poi vai su Posta Internet e inserisci le informazioni richieste. Su Indirizzo di posta elettronica indica l'indirizzo completo della casella da configurare. Su Nome utente ripeti l'indirizzo di posta. Se hai attivato la verifica in due passaggi, non puoi usare la password associata alla casella PEC, ma per motivi di sicurezza devi generarne una dedicata per l'utilizzo esclusivo della casella e dell'archivio PEC su un programma di posta. Per generare la password per il programma di posta, consulta la guida alla pagina generapassword.pec.it. Una volta generata, nel campo Password immetti la password dell'account di posta elettronica. Clicca sull'icona dell'occhio per visualizzarla in chiaro. Su Nome account digita il nome con cui verrà identificato l'account di posta. Nel campo Invia i messaggi con questo nome indica nuovamente l'indirizzo completo della casella da configurare. In Server posta in arrivo digita l'indirizzo pop3s.pec.aruba.it. Dal menu a tendina Tipo seleziona la voce POP3. In Server posta in uscita, digita l'indirizzo smtps.pec.aruba.it. Poi mantieni abilitate tutte le checkbox indicate. Infine, clicca sul pulsante Accedi. Attendi pochi secondi affinché il client rilevi le informazioni. Le informazioni sono state rilevate e tutti i parametri risultano configurati correttamente. In caso di errore, ti consiglio di controllare i dati e cliccare su Riprova. Completa l'operazione cliccando su Fatto. La configurazione dell'account è andata a buon fine. Ti suggerisco a questo punto di provare l'invio e la ricezione di una mail di test. Nelle impostazioni di default dell'app Mail di Windows, le cartelle di posta sembrano scomparse. In realtà sono nascoste e per mostrarle è necessario aggiungerle tra i preferiti. Per farlo, clicca su Cartelle. E dalla lista delle cartelle selezionale singolarmente, clicca sul pulsante destro del mouse e seleziona la voce Aggiungi ai preferiti. Ripeti l'operazione per tutte le cartelle che vuoi mostrare. Ci siamo! La configurazione è completata.